Buona domenica e ben ritrovati cari amici di Padre Pio TV. Benvenuti a Natale con i tuoi. Benvenuto anche a te, Angelo. Grazie Arianna, continuiamo insieme il nostro percorso che ci porterà fino a Natale. Mancano esattamente 6 settimane e 6 giorni. Esattamente, mancano 48 giorni. Piano piano ci stiamo avvicinando. Ma adesso vogliamo salutare anche tutti coloro che ci seguono attraverso i nostri social. La pagina Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio e Padre Pio TV, ma anche la pagina YouTube e Instagram Padre Pio TV. Ci troviamo in un posto particolare. In questo posto si trova il fuoco comune dove Padre Pio sostava durante l'inverno. Sai, Arianna, oggi, 7 novembre, è la 71ª giornata nazionale del ringraziamento. Lodate il Signore della terra a voi, bestie e animali domestici. Questa giornata è dedicata alla cura degli animali. La persona non può fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali, scrivono i vescovi italiani. Nel testo si parla del distacco degli animali che viviamo nella civiltà urbana rispetto a quella contadina. Invito quindi anche alla responsabilità negli allevamenti e nella zootecnia, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso ci chiede la linea Fra Italo Sant'Agostino. A te, Fra Italo. Ciao ragazzi, bentrovati, è un piacere ritrovarvi anche questa domenica. Un saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Io ho in mano oggi una cosa per me molto importante, della quale vado molto molto orgoglioso. Eccola qua, la mia credenziale del Cammino di Santiago di Compostela. Che cos'è il Cammino di Santiago? È un percorso molto antico, un pellegrinaggio che si fa già dall'antichità e che ha per meta la città di Santiago de Compostela che si trova in Spagna. Ecco, la tratta che ho fatto io parte da Lisbona e attraversa tutto il Portogallo passando per Fatima, risalendo la Spagna e arrivando quindi finalmente nella città di Santiago. Quindi che cos'è la credenziale? E quindi questo foglio che ti danno sul quale ad ogni tappa, perché non ho detta la cosa più importante, si fa rigorosamente a piedi. Ecco, quindi quando tu arrivi in una città, loro ti mettono un timbro, vedete quanti ce ne sono qui, proprio per testimoniare il fatto che tu hai fatto quella tappa a piedi. Sono 615 chilometri più o meno. Ecco, tutti fatti camminando, tutti fatti sotto il sole, spesso un bel sole di estate, con solo addosso un piccolo zaino, che deve essere leggero perché te lo devi portare per tanto tempo, un piccolo zaino in cui tu puoi mettere solamente lo stretto necessario, nulla di più. In un luogo in cui nessuno parla la tua lingua e facendo una strada che non conosci poi esattamente. Quindi è una situazione veramente di precarietà, si dorme scomodi in luoghi a volte anche di fortuna. Io ho dovuto dormire per strada a volte, non avendo trovato posto nell'alberghetto o comunque per terra da qualche altra parte, chiedendo ospitalità. Qual è la cosa importante? È che io, terminato il cammino, ho fatto alcune considerazioni molto belle, molto profonde per la vita, quindi lo consiglio a tutti. Soprattutto ai più giovani, ma anche no, a volte ho visto passare accanto a me giovani anche di 70 anni, per dirla. E dunque, una cosa della quale mi sono reso subito conto è stata questa. Qual è stata la parola che hai detto di più? E ho capito che la parola che io ho pronunciato di più durante tutto il cammino è stata grazie. Obrigado, come si dice in portoghese, gracias, come si dice in spagnolo. Ma quella è stata la parola che ho detto di più. E lo dico oggi a voi perché il ringraziamento, ecco, è sotto la nostra lente di ingrandimento. Grazie è la parola di chi è contento. Grazie è la parola della creatura, dico io, di chi, come me, durante quel cammino ero fragile, avevo bisogno di aiuto, chiedere un'indicazione, chiedere da mangiare, chiedere ospitalità, chiedere tanto, perché non ero nelle condizioni di essere sufficiente a me stesso. E quindi grazie, la parola del povero, la parola della creatura che è grata per quello che ha ricevuto, la creatura che sa di aver ricevuto qualcosa che non era necessario che avesse e quindi non lo dà per scontato. Grazie è la parola di chi ha capito che le cose che abbiamo ricevuto non sono scontate, anzi, sono un dono prezioso che forse non avremmo meritato. E che forse non avremmo neanche avuto se non per la generosità
di chi si è rivolto verso di noi. E quindi grazie è una parola importante, perché grazie la sanno dire solo le persone che si sentono amate, che sanno di essere amate. Allora, fratelli e sorelle, il mio augurio in questa giornata particolare è questo: che possiamo capire quanto siamo amati veramente, e il grazie sgorgerà dal cuore. Da parte mia, quindi, grazie a voi che ci seguite e ci fate compagnia. Ragazzi, la linea a voi, e ancora buona domenica. Alla prossima. Grazie fra Italo e appuntamento alla prossima settimana. Intanto è tornata a trovarci Marianna Lopes dell'Ufficio Pellegrinaggi. Bentornata Marianna. Ciao Arianna, ciao Angelo, e grazie per questo spazio che ci concedete ogni domenica a noi dell'Ufficio Pellegrinaggi. Marianna, puoi spiegare ai tanti che ci seguono quali sono i servizi che offrite all'Ufficio Pellegrinaggi e la modalità per contattarvi? Certo, l'ufficio si occupa dell'accoglienza dei pellegrini qui nel convento di San Pio, per cui tutti coloro che si rivolgono all'ufficio pellegrinaggi possono prenotare diversi servizi, tra cui la visita guidata in italiano, in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo e in polacco. Inoltre è possibile per i gruppi in lingua estera prenotare la celebrazione in chiesa antica. È bene che anche i gruppi in lingua italiana segnalino la loro presenza per partecipare a una delle celebrazioni ad orario del santuario. I gruppi possono contattarci anche per prenotare gli auditorium, quindi usufruire dei servizi dell'auditorium. In passato prenotavamo anche la sala del pellegrino, ma questa situazione di Covid quest'anno ce l'ha un po' impedito, quindi speriamo anche di tornare a prenotare i pass per la fiaccolata, per partecipare attivamente alla fiaccolata mariana che si tiene il sabato sera nei periodi che vanno da maggio fino a fine ottobre. È possibile inoltre, per chi vuole fare i propri sacramenti qui a San Giovanni Rotondo, prenotare anche presso l'ufficio pellegrinaggi il proprio matrimonio, oppure il battesimo, la prima comunione, il 25esimo, il 50esimo di anniversario. Ricordo che per prenotare presso l'ufficio pellegrinaggi ci si può recare personalmente, siamo sul piazzale della nuova chiesa, oppure telefonicamente allo 0882 417 500, via email info@santuariopadrepio.it o sul sito www.conventosantuariopadrepio.it. Anche oggi vogliamo conoscere quali sono gli avvenimenti per la prossima settimana. Questa settimana è cambiato un po' sono cambiati i luoghi di celebrazione delle messe. Proprio in questo periodo invernale, dal lunedì al venerdì, le celebrazioni sono tutte nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Nei giorni di maggiore affluenza, quindi il sabato e la domenica, le messe più partecipate, delle 10, delle 11:30 e delle 16:30, invece si tengono nella nuova chiesa di San Pio. Grazie Marianna e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi. E ora cediamo la linea alla regia. Bentornati a Natale con i tuoi. All'inizio abbiamo introdotto il tema di questa puntata sulla giornata del ringraziamento. E lo vogliamo fare con chi ogni giorno della sua vita, ogni momento della giornata, la passa a contatto con gli animali. Diamo il benvenuto al signor Giuseppe Bramante. Benvenuto. I vescovi italiani per questa giornata hanno scritto: «La persona non può fare a meno di lodare il Signore per il dono degli animali». Come ha scelto il suo lavoro e qual è il rapporto con gli animali? È una scelta che nasce dall'infanzia, oltre ad essere una tradizione di famiglia. E sin da piccolo, un po' seguendo mio padre nelle attività di tutti i giorni, quindi c'era venuta fuori subito questa passione per il mondo agricolo e per il mondo dell'allevamento in particolare. La terra, il mare, quanto male stiamo facendo alla nostra terra e di conseguenza ai nostri amati animali? Sì, recentemente l'agricoltura è stata messa un po' sotto accusa, a mio avviso a torto, perché è stata considerata una delle cause di inquinamento dell'ambiente. In realtà alcuni errori sono stati fatti soprattutto nel momento in cui si è cercato di produrre sempre di più. C'erano delle esigenze particolari, c'era
c'era l'esigenza di produrre sempre un'enorme quantità di bene e quindi questo ha portato a delle storture. Adesso l'agricoltura invece svolge un ruolo fondamentale, quello di custode del creato in questo caso, quindi degli animali e dell'ambiente, e soprattutto adesso c'è anche la riscoperta delle razze locali, delle razze autoctone, razze non estremamente produttive, però che si adattano perfettamente all'ambiente, che vivono in sintonia con l'ambiente e consentono di ottenere dei prodotti elevatissima qualità, anche se non in grandi quantità, e in maniera sostenibile. Per cui, insomma, il nostro territorio è ricco di queste razze, di queste specie, come non so, il bovino podolico, la capra garganica, la pecora gentile di Puglia, e quindi c'è attualmente una grande attenzione verso questo tipo di allevamento. Ma quanto la tecnologia è presente nei vostri campi e con gli animali? E soprattutto, come si potrebbe fare per far ritornare tutto il più ecosostenibile possibile? Una delle strade, la tecnologia sicuramente è presente e tra l'altro aiuta anche a impattare di meno. E il ritorno è, come dicevo prima, la riscoperta di queste razze una volta un po' abbandonate, anche di quelle varietà, anche di grano o di legumi che sono state un po' dimenticate proprio perché non altamente produttive. Dunque la loro riscoperta consente di produrre in maniera sostenibile. E quindi nell'agricoltura tradizionale quelli che erano gli scarti di una fase di lavorazione diventavano poi le materie prime per un'altra, per esempio gli scarti della potatura degli olivi diventavano fonte alimentare per gli animali, lo scarto della lavorazione del latte, il siero veniva destinato ai maiali, e quindi diciamo c'era un riutilizzo e una perfetta utilizzo, insomma, di tutte le sostanze a disposizione. Grazie signor Giuseppe. E ora parliamo di cibo e lo facciamo grazie agli insegnanti e ai ragazzi dell'Istituto Alberghiere Michele Lecce di San Giovanni Rotondo. A voi la linea, ragazzi. Buongiorno, dall'IPO a Michele Lecce di San Giovanni Rotondo. Oggi presentiamo il piatto domenicale con la presenza del professor Cocumazzi Antonio, l'alunno Trimigno Angelo Pio e l'alunna Maria Lucia Donna e il sottoscritto come supporto tecnico Armillotta Pasquale. Con la presentazione del piatto passiamo la parola all'alunno Trimigno Angelo. Prego. Buongiorno, mi chiamo Trimigno Angelo Pio e frequento il quinto anno dell'IPO a Michele Lecce. E per il piatto domenicale prepareremo un soufflé rivisitato con al cuore cima di rapa e accompagnato sempre con un'emulsione di cima di rapa, che è un ingrediente che rappresenta e caratterizza il nostro territorio. Il piatto che il ragazzo andrà a comporre si è classificato al quarto posto presso la fiera di Milano nel contest. Adesso vi elencherò gli ingredienti del piatto. Partiamo dall'albume, dal rosso d'uovo, del latte, delle erbe aromatiche che nascono spontanee nel nostro territorio e caratterizzano i nostri piatti domenicali, il pecorino, cime di rapa, emulsione di cime di rapa, datterini gialli e rossi, panna e pane aromatizzato, accompagnato con del pane tostato. Adesso andremo a tostare il pane con delle erbe aromatiche che rappresentano il nostro territorio. Ci mettiamo un po' di olio, olio extravergine di oliva, andiamo a rosolare dei datteri sia rossi che gialli per dare del colore, della cromaticità al piatto. Thank you.
che poi a sua volta andiamo ad arricchire il piatto alla fine dell'assemblamento. Andiamo a metterci il bianco d'uomo, albume, lo andiamo a montare a neve, e la luna trimigno, prego. Andiamo poi a mettere il rosso d'uovo, il cuoro. Andiamo sempre sul sale. Ci mettiamo la panna. La panna fresca, messa un attimo in frigo. Andiamo a dargli una colorazione sul giallognolo montato. Il risultato, poi, una volta montato il bianco d'uovo, lo andiamo a immergere nel rosso d'uovo e panna già precedentemente frustato. Andiamo a fare girarlo con un cucchiaio dalla parte dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, per far entrare l'aria. Adesso andremo a riempire gli stampini con l'impasto, degli stampini a forma di pizzo munno, che è un monumento naturale di Vieste, con al centro la cima di Rapa. Andiamo a mettere una placchetta e andiamo a infornare a 170 gradi per 12 minuti, forno statico. Andiamo ad infornare il nostro soufflé in forno a 170 per 12 minuti. Opla, ecco qua, per la cottura. Adesso andremo a creare un'emulsione con il pecorino e la panna per la cromaticità del piatto. Andiamo alla fine del piatto, lo andiamo a assemblare con una certa fantasia, anche perché il piatto ha bisogno anche di visibilità. Allora, ci andiamo a prendere questa crema di cimi di rape, ci andiamo a fare dei disegni, poi ci andiamo a mettere un cornetto di pane di Monte Sant'Angelo edificato, poi ci andiamo a mettere questa cremina di pecorino. Nel pane precedentemente tagliato a dadini e trifolate in padellina. Poi andiamo a metterci il nostro soufflé. I nostri dattero rosso e giallo. Poi ci andiamo a mettere del germoglio di visello, finocchietto, delle foglioline sul finocchietto, delle erbe del nostro promontorio, del Gargano. Voilà, questo è il nostro piatto rivisitato. Poi andiamo ad aprire il nostro soufflé e voilà, abbiamo nel cuore del soufflé la cime di rape precedentemente cotta. Il piatto finale con l'alunno trimigno.
noi vi salutiamo e diamo la parola allo studio. Grazie ragazzi, appuntamento alla prossima settimana. Sai Angelo, padre Pio passava molte ore in giardino a contatto con la natura e con gli animali. Ci sono due aneddoti molto belli. Uno riguarda il cane del convento. Infatti, padre Marciano Morra ricorda che quel cane era un mastino molto violento e infatti era sempre legato. Il portinaio lo slegava solo durante la notte. E appena libero cercava sempre un buco per poter salire al piano superiore e graffiare dietro la porta di padre Pio, fino a che il frate non lo apriva, gli faceva una carezza e gli dava un biscotto e gli diceva «Ritorna al tuo lavoro, quello di stare attento al convento». Dell'altro aneddoto ne parliamo più tardi. Adesso cediamo la linea alla regia. Torniamo nuovamente in diretta e, come promesso, vogliamo ricordare anche un altro episodio che riguarda Padre Pio e gli animali. Prima abbiamo visto il rapporto che Padre Pio aveva con il cane del convento, che nonostante fosse molto feroce, con Padre Pio diventava mansueto. Ma c'è un altro episodio e questa volta i protagonisti sono gli uccellini. E a ricordare questo episodio fu proprio Padre Paolo Covino. Un giorno, scrive Padre Paolo, mentre Padre Pio era in conversazione, come per un segreto comando, stormi di uccelli si posarono chi sui pinnacoli più alti degli alberi, chi sulle cime dei rami e chi sul piccolo ramoscello. Ad un tratto, uno di loro, come se fosse stato posto a sentinella, partì con un richiamo. Merli, passeri, cardellini ed altre specie. Elevarono una sinfonia canora, accompagnati dal cri-cri dei grilli e dallo stridulio delle cicale. Un'allegria improvvisa, invase la natura e al cielo si levò un gran clamore. Una calata di volatili che stava infastidendo l'allegra conversazione della comitiva. Quando padre Pio, che pure amava gli uccelli dell'aria, infatti nell'epistolario scrive «Quanto mi piacciono e mi rapiscono con gli uccelli», alzati gli occhi al cielo e portato l'indice sulle labbra, intimò in silenzio con una S sibilante e prolungata, esclamando «Adesso basta!» e tutti tacquero. Un confratello disse sorridendo «Anche gli uccelli obbediscono a padre Pio». Che bello, Arianna, scoprire in ogni puntata qualcosa che riguarda la storia di padre Pio. E ricordiamo che padre Pio da fanciulla era un pastorello e il suo amore per gli animali lo aveva già da bambino. Ma adesso ci chiede la linea la nostra super inviata Suor Moira Stradiotti. A te la linea. Ciao Arianna, ciao Angelo, sono contenta di ritrovarvi e auguro buona domenica a tutti. Oggi ho pensato di farvi conoscere una delle opere dove noi Marcelline, ma la mia comunità nello specifico, operiamo quotidianamente, dove svolgiamo il nostro servizio e il nostro apostolato. Vi porterò all'interno di questa struttura che è Casa Betania Hospice e andremo ad incontrare qualcuno che ci dirà qualcosa di veramente bello sull'importanza della vita e della vita fino alla fine. Seguitemi e vi faccio conoscere la struttura. Eccoci qua, Arianna ed Angelo, sono all'interno di Casa Betania Hospice e siamo venuti qui a conoscere una dei medici palliativisti, la dottoressa Rosario Irene, che oltre ad essere un medico importante di questa struttura è anche una carissima amica. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Grazie. Noi oggi vorremmo chiederle, visto che siamo in prossimità, solo settimana scorsa abbiamo festeggiato la giornata di tutti i santi e la memoria dei defunti, vorremmo chiederle in questa struttura
Che cos'è il passaggio tra la vita e l'accompagnamento al fine vita? Che cosa affrontate quotidianamente? Quali sono le risorse e le attività che svolgete all'interno di questa struttura? A te la parola. Grazie, sono Moira. Allora, molti mi chiedono, in un hospice, no? Cosa si fa? Che pazienti ci sono? E come fate a lavorare con pazienti che si accingono ad affrontare quel periodo di fine vita, quel periodo che precede appunto la morte, che è un evento che comunque colpisce tutti. Allora, io invece in hospice, dove noi gestiamo pazienti con malattie inguaribili, ma non per questo incurabili, io vedo proprio la vita, ho imparato lì il senso della vita. E già la prima volta in cui ho messo piede in questo hospice, io ho notato la morte sì, ma la vita ovunque, nei corridoi, soprattutto in epoca pre-Covid, quindi bambini, figli, nipoti che giocavano anche in corridoio, che accompagnavano i nostri pazienti, le mogli che anche nel bere un caffè condividono il dolore, condividono anche un'elaborazione di un lutto che avverrà, nel frattempo diventano amiche e quindi diventiamo poi tutti quanti una famiglia, come siamo diventati noi la famiglia dei nostri pazienti durante il Covid e anche loro sono diventati la famiglia per noi. Io, per me il nostro hospice, ma gli hospice, il nostro cattolico in particolare mi vendono, lo vedo come uno spazio, oltre la chiesa, uno spazio sacro per noi. Perché veramente è un posto pieno di vita. E la morte avviene, ma non importa in quanto tempo avviene, ma come, la qualità di morte, la qualità del fine vita, quindi con un buon accompagnamento, riuscendo ad accompagnare i nostri pazienti con serenità, quindi senza sintomi, quali il dolore o la dispnea, vari sintomi che portano comunque il paziente ad avere poi anche paura di quel momento, noi riusciamo anche ad accompagnare la famiglia e ad andare insieme verso questo processo naturale che avviene, però rendendolo più dolce. C'è una frase di una canzone che mi fa sempre venire in mente il momento che precede il saluto al nostro paziente, che dice proprio mentre il cuore ci abbandona, che sembra che ci manca il respiro, dal cielo Dio si affaccia e ti perdona e sembra che ti voglia davvero. Ed è un'immagine che ogni volta, in ogni stanza, io vedo, perché alla fine la morte sia una vita terrena, ma poi noi abbiamo la speranza e la certezza, perché chi crede alla certezza che la vita non finisce qui. La speranza poi è tipica del cristiano, esatto. Per cui riusciamo anche a vivere all'interno di queste strutture un accompagnamento anche spirituale, mi sembra di capire. Certo, perché noi parliamo di dolore totale nel nostro paziente, quindi un dolore fisico, un dolore psicologico, sociale, ma soprattutto spirituale, perché la persona ha bisogno di essere accompagnata anche e soprattutto da quel punto di vista, ed è una crescita continua tra loro e noi, è uno scambio, insieme anche quindi con questo hospice, poi soprattutto riusciamo ad accompagnare spiritualmente crescendo noi e loro. E riuscite in questi momenti di forte dolore a creare anche degli spazi di gioco, di divertimento o di allegria insieme ai nostri pazienti? Certamente, ovviamente nell'epoca pre-Covid era completamente diverso, però anche ora riusciamo a ritagliare degli spazi per i nostri pazienti, anche se durante un compleanno c'è qualche nostro operatore che sa suonare il piano, uno strumento, quindi allietiamo le mattinate con un po' di musica suonata al pianoforte. Cerchiamo di fare il possibile per alleviare la sofferenza non solo dei pazienti, dei parenti e anche la nostra, perché anche per noi non è facile, anche per i nostri pazienti diventano anche dei familiari nostri e quindi a volte si fa fatica. Sì. Va bene, grazie mille per la disponibilità, dottoressa Rosafio, e a voi la linea in studio e buona domenica.
Torniamo insieme e questa volta ci aspetta Alessio Crisetti, che ci riporta ancora a parlare della natura, con un servizio dedicato alla raccolta delle olive. La raccolta delle olive per tante famiglie è un momento particolarmente importante, considerato quasi un secondo Natale, perché ci riunisce tutti e anche chi è lontano torna per aiutare la famiglia. E Alessio ci racconta proprio questo, un momento di duro lavoro, ma anche di racconti, di sostegno e di tanto affetto. A te la linea, Alessio. Buongiorno e buona domenica a tutti. Siamo nelle campagne, nei dintorni di San Giovanni Rotondo e vi parlo da qui perché quella che stiamo svolgendo in questi giorni è un'attività classica della Puglia, di San Giovanni Rotondo, di tutte le famiglie di San Giovanni Rotondo. Infatti tutti tornano a casa per durante i weekend di ottobre e di novembre per svolgere la raccolta delle olive. L'ho fatto anch'io, lo stiamo facendo anche noi nella terra della mia famiglia e vi faccio vedere un po' come va, come funziona. Allora, per quanto riguarda la raccolta delle olive, noi l'abbiamo fatta sempre con mio padre, i miei fratelli e tutti quanti i familiari per quanto riguarda, diciamo, questa raccolta delle olive, ed era una grande festa. Il momento della raccolta delle olive è quindi un momento molto vicino al Natale, per così dire. Questo perché le famiglie si riuniscono nelle campagne per raccogliere tutte insieme le olive. Bambini, zii, padri, nonni, tutti insieme per questa attività. E questa è un'attività molto bella, è un momento molto bello che rimane impresso nella memoria dei bambini, ma anche degli adulti che condividono questo bel momento di letizia familiare tutti insieme. E dalle campagne di San Giovanni Rotondo è tutto, buona domenica. Grazie Alessio per questo tuo bellissimo servizio, ti aspettiamo domenica prossima. E siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra trasmissione e non ci resta che darvi appuntamento a domenica prossima. Infatti, noi vi aspettiamo con ansia perché ormai ci abbiamo preso gusto. Grazie a tutti e buona domenica. Buona domenica!